Diretta avviata, solita comunicazione di avvio della live. Eccoci qui. Allora, nella scorsa diretta abbiamo incontrato le grandezze radiometriche, cioè quelle informazioni matematicamente calcolate che ci consentono di studiare come si propagano le informazioni trasportate dalla luce. Ancora un po' di mal di gola dall'influenza della scorsa settimana che non mi ha consentito di fare i video, però ce la faremo. Oggi invece andremo a conoscere un'ulteriore informazione che è molto importante, che sono appunto i sensori multispettrali e le piattaforme di telerilevamento. In particolare i sensori multispettrali si suddividono in due macro categorie, i sensori attivi e quelli passivi. Abbiamo capito in precedenza che l'energia radiante può essere riflessa, trasmessa o assorbita. Ma la domanda che dobbiamo porci è sempre il Sole a essere praticamente sorgente del flusso di energia radiante? La risposta è no. Infatti abbiamo che nei sensori attivi, essi sono sia dei trasmettitori che dei ricevitori, quindi essi hanno sia la possibilità di emettere un certo flusso di energia radiante e anche di leggere quel flusso di energia radiante. Questi due tipi di sensori sono tipicamente usati, ad esempio, nelle piattaforme SAR, Synthetic Aperture Radar, che lavorano ad esempio nel microonde, oppure dai LIDAR, Laser Imaging Detection and Ranging, che operano tra l'ultravioletto e l'infrarosso vicino. Questi tipi di sensori, come ho detto, illuminano il bersaglio e questo fa sì che siano utilizzabili anche di notte, quindi non soltanto di giorno. E per la particolare per la particolare tipologia di tecnologia che utilizzano, per le particolari bande che sfruttano, riescono anche a superare le coperture nuvolose, quindi a guardare il loro bersaglio anche nel caso in cui ci sia una copertura nuvolosa, come ad esempio questo è il caso dei SAR. Di contro abbiamo poi che i sensori passivi, se non hanno una fonte di illuminazione esterna che illumina appunto il bersaglio, non sono in grado di vedere cosa stanno inquadrando. E in più, per quanto riguarda i sensori passivi RGB, quindi che vedono nel visual praticamente, nell'RGB, se c'è una copertura nuvolosa, non possono vedere la superficie terrestre. Però ci sono dei sensori passivi come che hanno ad esempio la possibilità di analizzare l'immagine nelle shortwave infrarede, ad esempio, che hanno in questo caso la possibilità comunque di andare oltre le nuvole. E questo è ciò che riguarda l'aspetto della distinzione tra sensori attivi e passivi. Per quanto riguarda invece i tipi di piattaforme di telerilevamento, queste essenzialmente ricadono in tre categorie. Abbiamo le piattaforme terrestri, aeree e satellitari. Le piattaforme terrestri sono quelle che, ad esempio, si possono montare su un tripode o su un veicolo, però di recente ce ne sono in commercio anche alcune che sono indossabili o anche trasportabili a mano, impugnabili. Quelle aeree sono tipicamente quelle che possono essere montate su un aeromobile, che può essere sì l'aereo in sé, ma anche un elicottero, un drone, un pallone aerostatico o una mongolfiera. E poi ci sono le piattaforme satellitari, che sono quelle che spediamo nello spazio. Come
possiamo vedere, il panorama è abbastanza variegato e insomma, in base alle esigenze c'è la possibilità di scegliere la piattaforma di telerilevamento che più si addice alle nostre necessità. Un'altra informazione molto importante che dobbiamo conoscere è il concetto di orbita. Ecco, se noi consideriamo il satellite per eccellenza della nostra Terra, che è la Luna, questa ruota intorno alla Terra, quindi orbita intorno alla Terra su un piano orbitale che si discosta da quello equatoriale. Il piano equatoriale è un piano fittizio che passa per l'equatore terrestre. Ecco, questa orbita lunare si discosta dal piano equatoriale di circa 23 gradi, quindi non giace sul piano equatoriale. Stesso concetto si può applicare a quelli che sono i satelliti artificiali, che possono avere un'orbita equatoriale, polare o quasi polare. L'orbita equatoriale è quella che giace quella in cui il satellite ha un'orbita che giace sul piano equatoriale. L'orbita polare è una particolare orbita in cui il piano di orbitazione del satellite ingloba l'asse terrestre, quindi diciamo il satellite ruota e passa su entrambi i poli. Abbiamo poi l'orbita quasi polare in cui il piano di orbitazione del satellite è inclinato di un certo angolo rispetto all'asse di rotazione terrestre o al piano equatoriale. In particolare poi quando abbiamo l'orbita quasi polare, a essa si può associare un ulteriore parametro, diciamo così, che è l'essere o meno eliosincrono. Che significa? Nel momento in cui diciamo che un'orbita è eliosincrona, stiamo dicendo che il satellite rivisita, passa sullo stesso punto quando il Sole ha la stessa intensità, la stessa illuminazione. In quel punto, quindi diciamo che è in sincronia con la processione praticamente solare. Questo perché in questo modo, avendo sempre sullo stesso punto la stessa illuminazione, la stessa quantità di luce, è possibile poi confrontare i passaggi tra un giorno all'altro in base a quello che è il periodo di orbitazione del satellite. Questo è quel che riguarda l'aspetto legato alle orbite. Come possiamo vedere sono concetti complessi, diciamo, da mettere in pratica, però abbastanza semplici da comprendere, ma sono comunque molto importanti e fondamentali. Passiamo praticamente all'ultima, ma altrettanto importante, informazione che dobbiamo acquisire per il remote sensing, che è il concetto di risoluzione. La risoluzione in effetti è un qualcosa che noi, che abbiamo quasi tutti quanti uno smartphone, in maniera inconsapevole sfruttiamo spesso. Ogni smartphone ha un insieme di fotocamere che hanno una certa risoluzione definita in megapixel. Maggiori sono i megapixel, maggiore sarà la qualità dell'immagine che andremo a ottenere. E quindi i dettagli che andremo a vedere. Lo stesso concetto si può trasportare pari pari in ambito satellitare, quindi col telerilevamento. Abbiamo in questo caso però la risoluzione geometrica, spettrale, radiometrica e temporale. La risoluzione geometrica è proprio lo stesso concetto di risoluzione dei megapixel dello smartphone. Maggiore è il pixel, la risoluzione del pixel, meno dettagli avremo all'interno della nostra scena. Minore e la risoluzione, maggiori dettagli avremo nella nostra scena e quindi potremo vedere meglio il territorio che stiamo leggendo, che stiamo studiando. La risoluzione spettrale invece è un'informazione tipica dei satelliti multispettrali, poiché ogni satellite può lavorare, ha un sensore che può lavorare su una determinata banda spettrale. Questo fa sì che lo stesso punto può essere analizzato leggendolo con più bande spettrali e quindi diciamo, avrà una risoluzione, quell'immagine che avrà una risoluzione spettrale che è differente
e più bande spettrali possono essere gestite dal sensore del satellite, maggiori saranno le possibilità di analisi dell'area stessa. Ad esempio, abbiamo satelliti che possono avere solo 4 bande spettrali, altri che ne possono avere 12, come ad esempio i Sentinel 2. Un altro parametro importante è la risoluzione radiometrica, cioè quel minimo di flusso di energia radiante necessario a stimolare il sensore e quindi ad attivarlo. Facendo un parallelismo con l'occhio umano, al buio l'occhio umano non vede nulla. Se siamo in una stanza buia, quindi non possiamo vedere nulla, ma se in quella stessa stanza accendiamo una candela, già iniziamo a vedere qualcosa. Se accendiamo proprio la luce, possiamo insomma vedere tutti quelli che sono gli oggetti presenti nella stanza in sé. E quindi questo concetto praticamente è proprio quello che è la risoluzione radiometrica. Il minimo di energia necessaria a far sì che il sensore si attivi, quindi riesca a iniziare a lavorare. Ultimo concetto legato alla risoluzione è la risoluzione temporale. Ogni satellite o costellazione di satelliti, in base a quella che è l'orbita che abbiamo visto prima, i concetti di orbita che abbiamo visto prima, ha un tempo di rivisitazione dello stesso punto, cioè un tempo in cui compie, diciamo, tutta l'orbita intorno al nostro pianeta. Questo tempo di rivisitazione può essere di ore o di giorni e varia molto in base alla tipologia di satellite. Ecco, questi concetti appena espressi, quindi risoluzione geometrica, spettrale, radiometrica e temporale, sono dei concetti fondamentali per andare a sfruttare i satelliti e quindi andare a analizzare una scena in funzione di quelle che sono le nostre intenzioni di analisi. Oggi il mal di gola non mi dà tregua, però ho voluto lo stesso fare un video perché non volevo far passare un'altra settimana, essendo già saltato il video precedente. Le informazioni che vi ho trasmesso in questi video, in questi ultimi video, sono in parte prese da questo libro che ritengo molto interessante, che è Telegiramento di Niccolò Dainelli, e lo ritengo molto interessante e utile per approfondire. Non vi consiglio di utilizzare il software che viene indicato perché è un po' vecchiotto, non so se c'è stata un'edizione nuova di questo libro, quindi non so se c'è stato un aggiornamento del software, però io all'epoca quando ho letto 5-6 anni fa questo libro, giocato, per così dire, con la parte pratica utilizzando direttamente QGIS. Quindi la maggior parte degli esercizi che sono riproposti qui dentro sono tranquillamente gestibili con QGIS. C'è una parte teorica che secondo me è molto ben fatta, e se volete approfondire ve lo consiglio davvero. Ora, vedo che c'è un utente online e se vuoi fare qualche domanda puoi utilizzare la chat presente lì su Twitch. Perfetto, perdonatemi ancora per la voce, ma sono ancora in ripresa dall'influenza della scorsa settimana. Beh, dunque il video direi che insomma, questa diretta direi che può terminare qui. C'è il canale Telegram in cui verranno rilasciate un po' di informazioni ed è appunto CaffeGIS. E vi saluto e ci vediamo alla prossima, sperando di avere una voce un po' più decente. Ciao ciao.